La candidatura è forte, ci sono dei buoni motivi, diciamo che il successo di Expo è un buon traino, una dimostrazione che si può lavorare bene qua, la reputazione di Milano e Lombardia e questo straordinario anche accordo a livello politico che c'è qui. Ora la palla è nel campo del governo e del CONI. Per rafforzare la candidatura c'è da sperare che queste, nelle settimane che verranno, non saranno settimane di bisticcio tra i candidati, ma che si tenga una formula, un rapporto, una modalità che poi alla fine debba portare a un'unione, se no non ci farà bene. Per cui noi riteniamo di essere i candidati più credibili, ma al contempo invitiamo tutti a tenere misura per il bene della candidatura italiana. Ma avete l'impressione che non si deciderà? Non siamo convintissimi che si deciderà il 10 luglio, nel senso che quello che abbiamo capito è che ovviamente tutti i candidati insistono e quindi trovare una sintesi non sarà facilissimo. Anche Malagò diceva che un rinvio potrebbe magari favorire delle alleanze. Sì, però il punto sulle alleanze è che io, come tutti sanno, la prima volta che sono andato a Torino e quando si parlava di Olimpiadi ho provato a offrire anche una sponda, ma diciamo non è stata raccolta l'offerta. Ora mi sembra che siamo tutti così avanti, per cui non credo che sia facile. Ribadiamo, no, che noi siamo disponibili a trovare una sintesi, però il candidato poi è uno. Il sindaco Appendino ha negato ogni possibilità, per cui mi sembra che non ci siano molti discorsi. Sulle strutture, sull'impianto, un palazzetto del ghiaccio e anche sulla Valtellina, ecco, avete parlato del dossier oggi con Malagò? Sì, il dossier è un dossier che è sufficientemente completo e che non porterebbe a grandi investimenti. Un palazzo del ghiaccio non è un grande investimento, è una legacy che rimane. Poi con questa alleanza con St. Moritz abbiamo anche la garanzia, perché invece la pista di Bob Skeleton Slittino è complessa e farla una tantum per le Olimpiadi non ha senso, quindi non ci manca nulla, per essere chiari. Allora aspettiamo che vengano pubblicati, anche perché per rispetto ai membri del CONI, appunto, che lo vedranno credo venerdì, quindi perché è meglio. Sì, no, però ognuno fa, mi pare che in questo momento noi abbiamo scelto una via di maggiore prudenza e di lasciar lavorare il CONI. È una decisione che da un lato è politica e dall'altro anche tecnica, quindi giusto che il governo si confronti, giusto che il CONI dica la sua.